Buon pomeriggio a voi. Allora, le cose secondo me si stanno mettendo davvero male. Ho avuto modo nei video di ieri di sottolineare il fatto, secondo me, estremamente pericoloso come per la sinistra italiana democrazia vuol dire imporre all'altro le proprie idee. E se questo magari vuole proporre di cambiare o di discutere un disegno di legge nel suo contenuto, questo non viene accettato e anzi in questo caso si dice che l'opposizione sta facendo ostruzionismo. Quindi la volontà di imporre esclusivamente la propria e le proprie idee. Ora arriva un fatto gravissimo dell'Unione Europea, gravissimo perché soprattutto a pronunciare parole inaccettabili è il suo presidente, la von der Leyen, che ha fatto un attacco durissimo ad Orban e all'Ungheria. Un attacco inaccettabile perché i paesi sono sovrani, questa è un'ingerenza inaccettabile. La ritengo addirittura poi anche una vigliaccata nel momento in cui l'Unione Europea, per bocca appunto di von der Leyen, minaccia l'Ungheria e Orban se non ritirerà il proprio disegno, di legge di non dare i fondi del Recovery Plan, all'Ungheria. Fatto gravissimo perché ovviamente a soffrire di un certo tipo di situazione, a soffrire della pandemia che anche l'Ungheria ha dovuto affrontare, sono soprattutto i popoli e la gente. Tu vai a penalizzare il popolo, un popolo spesso inerme, un popolo che ha dovuto subire sulla propria pelle un certo tipo di situazione, un'autentica vigliaccata da parte dell'Unione Europea. Ma la cosa gravissima è appunto questa ingerenza. Ora fate attenzione, si continua ancora una volta da parte del sistema, da adesso in poi se volete per intenderci possiamo anche chiamare il tutto il sistema dei globalisti, così non ci sono equivoci tra comunisti, sinistra, ideologia, è il sistema dei globalisti. Sistema del quale fa parte il Partito Democratico e la sinistra italiana, che cerca di imporre un proprio pensiero anche contro gli stati sovrani. E attenzione, dov'è la gravissima strumentalizzazione da parte non solo dell'Unione Europea, ma anche della sinistra italiana, che continua a soffermarsi su Orban, attaccare Orban. Quando una cosa estremamente importante da sapere, che è il Parlamento ungherese che è sovrano ad aver deciso questa legge, e qual è la legge? La famigerata legge, perché se uno sente la reazione della von der Leyen, pensa che da parte del Parlamento ungherese di Orban ci sia in atto un attacco gravissimo nei confronti degli omosessuali e dei transessuali. Nulla di tutto questo. La legge ungherese approvata dal Parlamento dice una cosa molto chiara e semplice. Nelle scuole, fino all'età di 18 anni, alla maggiore età, non si affronta il problema dell'omosessualità. Ora, noi possiamo essere d'accordo o non essere d'accordo, però in primis lo ribadisco, l'ha deciso il Parlamento ungherese e non quel cativone per la sinistra di Orban. Orban è stato eletto democraticamente in Ungheria. E apro una parentesi. Quando la sinistra, quella anche un po' estrema, italiana e non solo, definisce Orban un dittatore. Io mi pongo una domanda, ma siamo più in un regime e a capo del governo italiano c'è più un dittatore che è Draghi rispetto ad Orban oppure come stanno le cose?
Allora, a vederle, analizzarle democraticamente, sembra essere appunto il contrario, che molto più Draghi un dittatore. Perché dico questo? Perché Draghi non è stato scelto dal popolo, non è stato in questo caso scelto dal popolo italiano, ma imposto da un uomo che si chiama Sergio Mattarella. Un uomo che anche rispettando la Costituzione avrebbe dovuto dare voce al popolo italiano che è sovrano, ma non l'ha fatto imponendoci un uomo, e cioè Draghi. Mentre Orban è stato liberamente eletto dal popolo ungherese. E chiudo questa parentesi. Ora, voi capite che da parte dell'Unione Europea questo è un atteggiamento estremamente pericoloso per le nostre libertà, tanto pericoloso che si dovrebbe pensare probabilmente ad unire le forze sovraniste in Francia con Le Pen, Orban e altri, no? Perché nella medesima situazione dell'Ungheria si trovano altri paesi come la Polonia, che ha fatto un disegno di legge simile sui transgender, sugli omosessuali dell'Ungheria, così come altri paesi del blocco dell'Est. Ora voi capite che qui ci vuole una reazione importante, altrimenti ci imporranno continuamente le loro volontà, se ne fregheranno altamente della sovranità dei paesi e dei parlamenti. Ora, guardando anche un po' ancora all'Italia, l'ultima di stamane è che non solo, che ormai è un dato di fatto, gli infermieri vengono obbligati a vaccinarsi, ma adesso vogliono obbligare anche gli insegnanti a vaccinarsi. Questo è arrivato dal mondo scientifico, voce stamane, quindi vi porto sempre i fatti, no? Voce stamane di uno che ormai ha un portavoce dei media, ma non solo dei media italiani, Pregliasco, che ha detto che bisognerebbe seguire lo stesso iter che si è seguito per gli operatori sanitari nella scuola, obbligando gli insegnanti. Voi capite, da qui al passo di obbligare tutte le categorie a vaccinarsi, il passo è estremamente breve, estremamente corto. Quindi un fatto grave quello che sta succedendo in Europa per quanto riguarda in particolare la sovranità dei parlamenti, e la strumentalizzazione che invece ne fa l'Europa e anche la disinformazione, perché non c'è nessun attacco agli omosessuali e transessuali, semplicemente, lo ribadisco, la legge voluta dal Parlamento ungherese dice che a scuola non si parla di omosessualità, di transgender fino alla maggiore età. Tra l'altro chiudo dicendo che io come padre vorrei essere forse io il primo ad affrontare questo argomento con mia figlia, e non una scuola ormai di sinistra, una scuola che vuole solo strumentalizzare i fatti. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.